Vi ricordo appunto che Gabi ci sta parlando di alcune applicazioni che possono essere molto utili da scaricare e utilizzare quando si fa un volontariato oppure anche semplicemente quando si sta viaggiando. Abbiamo iniziato con quelle dedicate al cibo e ai servizi e ci ha parlato di Too Good To Go e The Fork. Ma adesso cambiamo e ci parli invece di due applicazioni molto utili per trovare una sistemazione per dormire, economica e anche alternativa a quelle classiche che sono ad esempio Airbnb oppure gli hotel. Quali sono queste applicazioni? Allora, queste due opzioni sono Hostelworld e Couchsurfing. E iniziamo magari con Hostelworld, è ideale per trovare ostel economici, soprattutto in città turistiche. E l'ho usato un paio di volte perché in realtà quando stai facendo il volontariato l'alloggio incluso. Ma è nei giorni liberi che hai, quando fai il turismo, vai in qualche città, che è proprio utile questa app, no? Ricordo di averla usata per le mie vacanze quando stavo facendo volontariato a Lucerna con un'amica mia, anche volontaria, abbiamo deciso di andare a Napoli. E con questa app, se lo fai bene e hai fortuna, trovi ostelli per 12 euro notte e la cena inclusa. Aveva qualche piccola cosa, ma per il prezzo tutto era ottimo, quindi si può trovare proprio ostello economici. La seconda opzione, come avevo detto prima, Couchsurfing. Con questa potete mettervi in contatto con persone disposte a offrire alloggio gratuito nelle loro case. Nella app si può selezionare la città dove si vuole alloggiare e vengono selezionati tutti i profili delle persone disponibili in quel periodo di tempo. Quindi è proprio gratuito e a cambio l'obiettivo è alla fine fare un scambio culturale, della condivisione di conoscenza, fare tempo insieme, magari anche dipende dal feeling, no, che hai con il host, ma si possono fare attività insieme. E proprio l'obiettivo, come detto prima, di quello scambio culturale, ma anche conoscere nuove persone e fare nuove amicizie, no? Si tratta di una, penso io, controcorrente perché è poco comune, non proprio conosciuta. Yola, da qualche anno è diventata a pagamento, ma non è così tan caro. L'importante in generale, ma soprattutto quando si usa questa app, è sempre fare attenzione, no? Se si può magari andare con altra persona, meglio, sempre guardare le accensioni prima di contattare un host, guardare bene il profilo di questo host, no? Quindi sempre si fa attenzione. Ovviamente è un'opzione in più e può piacere o no. Vediamo come vanno con questa app. Certamente è un'app un po' diversa dal solito, ma come hai sottolineato giustamente tu, Gabi, è sempre molto importante informarsi prima e quando possibile magari andare con qualcun altro in modo da sentirsi appunto più sicuri e sicure. Ma adesso invece passiamo ad altre app ancora, tu ne hai selezionate veramente tantissime, spero appunto che le persone che ci stanno ascoltando se le stiano annotando perché alcune sono molto curiose. Adesso passiamo, abbiamo visto il cibo, abbiamo visto dove dormire, adesso ovviamente dobbiamo anche prendere un mezzo di trasporto per spostarci nel luogo dove vogliamo andare. E quindi hai qualche app, qualche suggerimento per viaggiare in modo magari più economico o semplicemente magari in modo anche intelligente? Sì, ho tre opzioni di app che possono essere utili per questo tema. La prima è Skyscanner oppure Kiwi. Queste app vi aiutano a trovare voli economici confrontando i prezzi di varie compagnie aeree e agenzie di viaggio. Quindi è una buona opzione per comprare un volo economico. Tuttavia, ecco un super consiglio dato dall'esperienza, utilizzare questi siti o app solo per vedere il piano più economico. Ma sempre, sempre acquistate il volo dalla compagnia aerea. Perché? Perché in caso di cancellazioni, ritardo, rimborso, qualcosa sul volo, la compagnia aerea è quella che ve lo dirà prima, no? Quindi non fate l'acquisto in questa app. E semplicemente guardare il piano più economico. Poi abbiamo un'altra opzione, Maps.me, è un'applicazione di mappa offline. Quello che significa? Che consiste di navigare senza connessione a internet.
È possibile salvare gli indirizzi, raggiungere il punto in cui ci si trova. E ad esempio, se salvate l'indirizzo del vostro alloggio, non importa dove vi trovate, se siete dispersi, perché vi indicherà un percorso offline per raggiungerlo. E quindi, se Google Maps non funziona, non hai dei dati, maps.me è una super buona opzione. E l'ultima su questo tema, Roam to Rio, è una per trovare opzioni di volo, treno, autobus, taxi, tutti i mezzi, e consente di confrontare i prezzi. Quindi tu selezioni le destinazioni e si cercano tutte le opzioni che hai e i prezzi del trasporto. È molto utile perché indica il prezzo approssimato del biglietto di trasporto, in modo di evitare le truffe di qualcuno, di qualche furbo o furba che cerca di vendervi il biglietto a un prezzo più alto, soprattutto nel trasporto particolare come i taxi. Qua in Europa ci sono tante app che ti dicono i prezzi del taxi prima di comprarlo, ma per esempio se sei in qualche parte che non conosci proprio come funziona l'economia, come sono i prezzi, questa può essere super utile. Quindi è una buona opzione. Certo, grazie mille Gabi, anzi è molto bello che tu tante di queste app le hai già sperimentate, quindi ad esempio come parlavi, prima ci raccontavi di Skyscanner e Kiwi, e infatti è molto importante sempre appunto guardare le opzioni, però comprare sempre i biglietti sul sito della compagnia aerea. E questi sono piccoli tips, piccoli consigli che se uno effettivamente non li sa è facile insomma confondersi, quindi grazie per raccontarci sempre la tua esperienza di counselor di volontariato ed esperta di viaggio. Ma adesso arriviamo alle ultime app che abbiamo raggruppato un po' nel gruppo di app varie che possono essere utili e che vanno dal migliore modo appunto per cercare di gestire il denaro fino alle mie preferite che sono queste app per trovare dei bagni in giro, perché quante volte capita di essere in una città nuova e non sapere dove andare? Ma adesso Gabi ci dirà come fare, ci svelerà i suoi segreti. Ok, allora iniziamo quella con il denaro che è T-Count. È un'applicazione per la gestione delle spese condivise durante un viaggio, no? E permette di tenere traccia di chi ha pagato cosa e facilita la divisione equa delle spese tra i partecipanti, no? È facile l'uso, devi crearti il gruppo con le persone che puoi condividere le spese e ogni volta che fai la compra aggiunge quello che hai comprato, il prezzo, per chi hai fatto la spesa. E lo buono di questa app è che fa il calcolo tra i partecipanti, no? Quindi ti dice quanto soldi devi restituire e quanti devono ritornare a te. Quindi super utile. Io, per esempio, l'ho usata nel mio volontariato a Lucerna perché vivevo con altri volontari e quindi magari compravo qualcosa per questa persona, per l'altra. Era super utile per le spese condivise, quindi super buona opzione. Poi abbiamo Wise, è una banca online che fa un trasferimento di denaro internazionale. È uguale alla tua app del banco, no? Ma questa volta offre tassi di scambio vantaggiosi e commissioni trasparenti quando fai la divisa della moneta, no? E non sono alte le commissioni. L'ho usata molto quando vivevo a Londra per la conversione dell'euro al pound e mi ha fatto risparmiare un sacco di tasse. Immaginate che all'inizio ero pazza a pagare direttamente dalla mia banca. Quindi non fatelo, anche un super consiglio dell'esperienza, usare proprio queste banche online e fare la condivisione della moneta lì. Poi abbiamo l'European Solidarity Corps, è un'applicazione esclusiva per le persone che usano questo programma di volontariato, che è il Corpo Europeo di Solidarietà, dove trovate sconti un po' di tutto, no? Di ristoranti, negozi di abbigliamento, attività ricreative come cinema, teatri, eccetera. E a seconda del paese ci sono più o di meno sconti, no? Io quando ero con il Corpo Europeo di Solidarietà in Italia usavo questa app, soprattutto in Torino, perché è proprio città centrica e ci sono un sacco di sconti, quindi può essere anche un'opzione per risparmiare i soldi. Poi le ultime due sono il Toilet Finder, e fornisce un mappa con i bagni disponibili, no? Quando non sai dove andare in bagno, con questa app c'è proprio il mappa dove sono i punti, siano posti gratuiti o di pagamento. E l'ultima, Bounce, è anche un'applicazione che utilizza un mappa.
ma per mostrare i punti del dispositivo temporaneo di bagagli. E questi punti possono essere anche come il toilet finder gratuiti o di pagamento, ma di solito costano 1-3 euro al giorno. E ovviamente molto meglio pagare questo che fare turismo con la valigia, no? Anche super buona opzione questa che Bounce. Perfetto Gabi, ci hai dato insomma un sacco di nomi di app molto utili per fare appunto un'esperienza di volontariato, ma anche per andare semplicemente in vacanza. Abbiamo parlato di app per trovare un posto dove dormire, per trovare luoghi dove mangiare, ma anche ovviamente per viaggiare, per voli, taxi, ma anche un sacco di app, diciamo, più stravaganti per tutti questi servizi che servono, ad esempio un posto dove mettere le valigie, piuttosto che come trovare un bagno quando si è in una città nuova, come dividersi i soldi se si fa una vacanza con gli amici. Quindi devo dire veramente tutte app utilissime. Io ti ringrazio moltissimo Gabi e ne approfitto per dirvi che se conoscete altre app e volete condividerle con noi, potete scriverci un messaggino su WhatsApp o anche una mail, perché no, e possiamo con Gabi appunto parlarne di nuovo un'altra volta per condividerci fra di noi dei consigli su app e in generale su viaggi e su volontariato. Quindi vi ricordo il numero è 328 87 57 845. Grazie mille Gabi per essere stata con noi. Ci fa sempre molto, Grazie molto piacere averti qui a Picnic. Noi ci vediamo il prossimo lunedì con Gabi e invece ci vediamo e ci sentiamo qui su Picnic, un dialogo tra le generazioni domani per un'altra puntata appunto del nostro programma che vi ricordo è sempre dalle 15 alle 16. Ciao Gabi e ciao a tutti. Buon pomeriggio. a te. Ciao ciao.